Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. E cari amici imprenditori, radioascoltatori, buongiorno. Oggi faremo una chiacchierata sull'imprenditore quando parla della propria impresa. Domanda: avete mai sentito un imprenditore quando parla della sua impresa? Provate a chiedergli all'azienda di cosa si occupa, che cosa stai facendo. E da lì, ovviamente, cominciate a fare una riflessione, una valutazione su quello che vi racconta. Qui usciranno fuori una serie di situazioni, perché le risposte saranno di vario tipo. Allora, ci saranno risposte metafisiche, dove si parlerà insomma, di tanti aspetti senza magari cogliere l'essenza. Si parlerà di quattro numeri e basta. Si potrà parlare, diciamo, di quello che è successo, si potrà parlare di quello che succederà e si potrà parlare di fatturato. Qualcuno dice: ho 50 dipendenti, 100, 20, attribuendo al numero dei dipendenti la responsabilità della dimensione e dell'efficienza della propria impresa, cosa ovviamente sulla quale si può sempre discutere. Una cosa è certa: non c'è un canovaccio, una risposta oggettiva, obiettiva, alla quale ciascun imprenditore risponde allo stesso modo, perché per quanto sia, ognuno di loro è figlio della propria esperienza, della propria cultura, della propria preparazione, e tutto questo costituisce il presupposto, l'essenza, la base di partenza per poter elaborare una risposta di questo tipo. Ma facciamo una riflessione insieme. Qual è il modus operandi per poter esprimere in maniera sintetica, no, l'espressione della propria azienda? Beh, se dovessi dare un parere personalissimo, io non darei grandissima attenzione e grandissimo peso a quello che è praticamente stata la motivazione per il quale è stata creata l'impresa. Quindi fare tutte le riflessioni di carattere generazionale, storico e così via. Questo può essere oggetto di attenzione, ma lasciamolo alla produzione letteraria. Se si deve parlare di un'azienda, si deve parlare sinteticamente, diciamo, dei suoi numeri, del suo posizionamento sul mercato e di quelle che sono le aspettative future. Non ci sono tante altre cose sulle quali discutere, perché ricordatevi bene, non c'è mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione. Questa non è una battuta, è una considerazione molto molto seria, perché quando si parla dell'impresa, spesso e volentieri l'imprenditore rischia di scivolare in un terreno un po' particolare, che lo porta a parlare per se stesso, lo porta a parlare di sé, non lo porta a parlare dell'impresa come economia, come sistema organizzato di fattori produttivi. Alla fine c'è questa sirena, no, che tende a far parlare di te, il che chiaramente poi all'interlocutore potrebbe interessare o non interessare, perché bisogna sempre tener conto del tipo di stakeholder a cui facciamo riferimento. Se facciamo un incontro per poter valutare il presupposto qualitativo della nostra azienda insieme ad una banca finalizzato a mettere un'altra gamba alla composizione del rating, che è ovviamente la componente qualitativa, la storia può avere un significato marginale, come del resto può avere un significato marginale l'enunciazione del fatturato, perché quello lo sappiamo. Può avere invece un significato importante capire se ci sono opportunità in termini di passaggio generazionale,
se ci sono possibilità di crescita del fatturato, se c'è una possibilità cross, diciamo, di collocare altri prodotti, se si sta facendo ricerca su determinate cose. Quindi insomma bisogna tener conto sempre dello stakeholder, però c'è una ricetta, se così vogliamo, che è molto molto sintetica. Parlare della propria azienda in pochi tratti, in poche battute, dovrebbe, a mio avviso sempre, questo ovviamente è un discorso molto personale, dovrebbe essere caratterizzato da quello che è in sintesi il business e quelli che sono i numeri di riferimento e quelle che sono le prospettive, perché la cosa più interessante, che in qualche modo può interessare a tutti gli stakeholders, sono le prospettive. Tutto quello che è successo in qualche modo ha gettato le basi, le condizioni e i presupposti per orientare un futuro che non è detto che sia così edificante come potrebbe essere stato il passato. Le condizioni di mercato, il brodo primordiale nel quale qualsiasi impresa opera, sono talmente speciali, talmente caratterizzanti, talmente volubili, in senso negativo o in senso positivo, purtroppo nella maggior parte dei casi in senso non positivo, che ci inducono a considerare che il futuro per sua natura deve essere un qualcosa sotto stretta sorveglianza da parte dell'imprenditore. Per il discorso dei numeri, quello è un aspetto a parte, perché ci sono i numeri di e numeri finanziari, di flussi di cassa. E quindi ricordiamoci anche che questi numeri per loro natura devono essere un po' discussi, un po' sciolti, e credo, cari amiche e cari amici, che questo possa argomentare una chiacchierata focalizzata proprio sui numeri della nostra impresa. Bene, rimandando a questa chiacchierata, intanto io vi saluto, vi auguro un buon resto di giornata e al piacere nella prossima occasione. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.